La telefonata l'ho ricevuta io, con la quale mi dicevano che lungo la strada, appoggiato sul muretto, c'era un cadavere. Tutti i giorni andava nelle contrade delle campagne e aspettavano a Rocco che gli lasciavano i sacchetti sui margini da una parte e dall'altra, e lui sapeva chi gliele lasciava. Io ricordo che incontrai il fratello di Rocco Gatto, Ciccio Gatto, lo incontrai e non ebbi il coraggio di dirgli subito la verità. Quella mattina, era le 6 e pochi minuti, è venuto Natale Bianco perché lui sapeva tutta la faccenda. E siccome era molto amico con me, cercava di dirmi queste cose, la faccenda di mio fratello. Dice, allora vado in caserma a informarmi, no? E andò in caserma, dove purtroppo lì ebbe la notizia che fratello era stato barbaramente ucciso, no, sulla strada. La notizia non mi colse molto di sorpresa quando Rocco venne ucciso. E fu Gennaro Niglio in persona a darmi questa notizia, a dirmi: guarda, ti devo dire una cosa molto brutta e molto grave. Stamattina è stato ritrovato il cadavere di Rocco Gatto, gli hanno sparato e ci stiamo recando sul posto. Io personalmente le ho lotto sempre, fino alla morte. Rischio qualsiasi cosa. Bentornati con Fatti e Misfatti, il nostro appuntamento di informazione. Oggi tratteremo una vicenda che è andata in onda ieri sera su Rai Storia ed è una storia di casa nostra fondamentalmente, la storia di Rocco Gatto, il mugnaio di Gioiosa Ionica, che si è rifiutato di pagare il pizzo, motivo per il quale è stato ucciso. Ne parleremo con il nipote Alberto Gatto, benvenuto. Ciao. Per coloro che non hanno seguito il documentario, anche per coloro che sono poco informati, ci puoi raccontare chi era Rocco Gatto? Rocco Gatto era una persona abbastanza dedita al lavoro, aveva una vita che, diciamo, girava tutta attorno al mantenimento della propria famiglia composta da più di 10 persone. Quindi insieme al fratello Francesco Ciccillo hanno allestito una piccola azienda familiare che era un mulino e lui si dedicava totalmente a questo lavoro perché appunto nella famiglia la cosa principale è il lavoro e quindi il rispetto verso questo impiego. Bene, il titolo era Senza fare un passo indietro. Riassume secondo te un po' la filosofia portata avanti da Rocco Gatto? Effettivamente, come abbiamo visto nell'intervista che fecero proprio a lui, non volle abbassare la testa alle angherie, di conseguenza cercò sempre di andare avanti e per risollevare non solo le sue sorti, ma come sappiamo benissimo, quando successe il fatto del raid del mercato domenicale, lui scelse appunto di comunicare il danno che quelle persone avevano provocato all'intera comunità. Quindi il suo è stato sì un'azione personale, ma ovviamente rivolta alla collettività. Come mai la RAI ed in generale il palcoscenico nazionale si è interessato a questa storia? Quando è che siete stati contattati dalla RAI per produrre questo documentario di Giuliana Mancini?
Sì, i fatti successi dopo la morte di Rocco Gatto furono di rilevanza nazionale. Venne Pasquale Gatto, il padre, venne insignito della medaglia d'oro al valor civile appunto per il sacrificio e l'impegno che il figlio Rocco ebbe nella lotta contro i soprusi della 'Ndrangheta. Quindi già un valore lo assume appunto lo assume la medaglia d'oro. Poi succede appunto che il comune di Gioiosa, costituendosi parte, primo comune in Italia a costituirsi parte civile, diventa diciamo esempio per tutta la nazione. E così per caso alla regista capita una fotografia che raffigura Sandro Pertini mentre assegna la medaglia d'oro a Pasquale Gatto, e la curiosità l'ha portata appunto a voler approfondire la storia del mugnaio. E così che scese in Calabria, a Gioiosa, ci incontrammo e insieme ad amici, insieme a partecipanti alle attività politiche, insieme alla comunità che ha voluto partecipare, abbiamo costruito questo documentario che è stato ben raccontato ieri su Rai Storia. Prima hai citato anche il comune di Gioiosa Ionica, perché ricordiamo in questo documentario si sono incrociate numerose storie oltre a quella di Rocco Gatto. Possiamo citarne alcune, quelle di Francesco Modafferi, il sindaco Coraggio, Gennaro Niglio, comandante dei carabinieri di Roccella Ionica. Secondo te qual era il comune denominatore di questi personaggi? Beh, è una bellissima domanda questa. Penso che la voglia di risollevare le sorti di un territorio depredato da queste azioni, diciamo, mafiose fosse, diciamo, il principale obiettivo. Da una parte ovviamente le forze dell'ordine hanno l'impegno di poter mantenere la tranquillità e garantire la tranquillità alla comunità, dall'altro lato esistono le passioni che stimolano la vita delle persone. Mio zio era abbastanza stimolato in famiglia perché il padre è stato sempre un combattente fin da quando in epoca fascista lui rifiutò di potersi tesserare al Partito Nazionalsocialista. Quindi fin da allora ci furono sempre indicazioni ferme su quale strada percorrere. Pertanto si sono congiunte tra le forze dell'ordine, l'amministrazione guidata da Francesco Modafferi e l'esempio del popolo, perché mio zio faceva parte semplicemente del popolo, non era un militante attivo del Partito Comunista, era una persona che era appassionata al partito perché lo era quasi tutta la famiglia. Quindi diciamo il comune denominatore è appunto questo, cioè la passione per risollevare le sorti e dare la libertà di espressione per tutti coloro che comunque vivevano nella sua comunità. Dunque un atto ordinario è diventato perciò un atto straordinario che ha portato ovviamente anche al tragico epilogo. Ma come viveva Rocco? Quindi temeva per la sua vita e per quella dei suoi familiari? Com'è che affrontava la scelta e soprattutto la famiglia? Lo ha supportato oppure no? Beh, lui ovviamente era consapevole di ciò che stava facendo. Prima sicuramente perché quando diceva di no automaticamente avvenivano dei fatti eclatanti, gli rubarono un sacco di farina pieno di orologi perché lui era un appassionato di orologi. Sì. E questi li sistemava, glieli rubarono. Poi all'ennesimo no bruciarono anche il mulino e andarono in fumo 20 anni di lavoro. Quindi lui era consapevole che
il suo no avrebbe avuto delle conseguenze. La famiglia lo ha sostenuto fin quanto ha potuto, perché comunque lui si era dato una missione, come abbiamo visto nell'intervista, a lui non importava nemmeno se alla fine moriva per quello che stava facendo. E insieme al padre portarono avanti questa battaglia. Però secondo te c'è stato qualche momento in cui ha pensato di aver fatto la scelta sbagliata, in cui si è pentito, diciamo? Questo non ti so dire, perché si racchiude tutto tra il 10 novembre del 76 e il 12 marzo del 77. In questi pochi mesi è possibile che lui, raggiunto da parole di amici, di parenti, appunto, che parlavano della denuncia che lui fece, indicando appunto chi erano i fautori di questo raid, forse lui in questi pochi mesi ha appurato che aveva firmato la sua condanna a morte, ma non mi pare ci sia stato un dietro front, perché lui continuò imperterrito a perseguire la libertà, e di conseguenza per farlo si immolò e così morì. Ha denunciato in un luogo in cui non era comune farlo. E che rapporto aveva con la comunità gioiosana degli anni 70 e come viene tutt'oggi ricordato Gioiosa Ionica? Beh, il rapporto con la comunità è direttamente proporzionale alla pancia, nel senso più pratico del termine, perché lui forniva la farina, quindi forniva il pane per poter mangiare quotidianamente. Aveva rapporti con tantissime persone, che amici, semplici clienti, e quindi la sua vita era fatta di lavoro, e di conseguenza, consegnando un prodotto che alla base della nostra alimentazione aveva a che fare un po' con tutti, e quindi le persone che ho sentito, le persone che hanno dichiarato, hanno parlato appunto di quello che erano le proprie esperienze con Rocco Gatto, non sono state altro che parole di vicinanza, perché lui era una persona che era abbastanza semplice da questo punto di vista, quindi il ricordo delle persone che gli hanno voluto bene è stato sempre in certo senso positivo. E oggi Gioiosa lo ha ricordato in diversi modi. Innanzitutto, esiste un murales che ha affisso sulle due delle quattro facciate del Teatro Gioiosa. Questo fu restaurato 10 anni fa, in occasione appunto del suo 30° anniversario. Invece, proprio in questi giorni si sta procedendo per la sostituzione della targa che indica la via Rocco Gatto, rendendola più specifica su quello che è accaduto, indicando esattamente il valore che lui ha avuto attraverso anche la medaglia d'oro, nonché la constatazione appunto di essere una vittima di 'ndrangheta. In più, sabato 11 abbiamo rigenerato uno spazio che apparteneva a lui, che oggi è sede di un'associazione culturale, che è l'associazione culturale con la quale abbiamo avviato la procedura della scuola di cinematografia, nonché di produzioni cinematografiche, produzioni culturali e artistiche, un luogo che è rivolto alle giovani generazioni, alle nuove generazioni, è un luogo che è rigenerato in tutto e per tutto, perché lì dentro si dovrà respirare aria pulita, aria fresca, aria di bellezza. Quindi oggi abbiamo anche la possibilità di poter vivere uno spazio rigenerato che era appartenuto a lui, ed è un elemento di memoria
per la comunità gioiosana della Vallata del Torbido, della regione Calabria e probabilmente di tutta l'Italia. Secondo te, tua personale opinione, se Rocco Gatto avesse vissuto in questi anni, l'epilogo sarebbe stato diverso oppure avrebbe subito lo stesso isolamento? Sì, l'epilogo, il suo epilogo è ovviamente direttamente proporzionale all'epoca in cui è vissuto, perché si viveva l'andrangheta era diciamo un fenomeno pastorale, agropastorale, quindi diciamo le tecniche utilizzate erano abbastanza medievali. Cioè si trattavano le persone come si trattano gli animali, per quanto io non sia proprio d'accordo comunque nemmeno sul maltrattamento degli animali. Il fatto è che appunto lui è vissuto in un'epoca in un certo senso di ribellione, perché in tutta Italia si viveva quell'aria del terrorismo, l'aria un po' diciamo del fuoco. Oggi probabilmente non ci sarebbe stato questo epilogo, perché forse l'unico fattore positivo della globalizzazione è quello della comunicazione globale. Probabilmente per denunciare determinate situazioni come oggi si fa, si può utilizzare un mezzo che è quello comunicativo e che ci permette in un modo o nell'altro, anche se si è soli nel dichiarare determinate cose, abbiamo anche la possibilità di farlo condividere a chi quest'idea la vuole perseguire. Forse io ovviamente metto un forse davanti, perché parliamo di qualcosa che non esiste, quindi i tempi in un certo senso sono cambiati. Forse lui probabilmente poteva ancora vivere se fosse vissuto oggi. Bene, due ultime battute, una mia considerazione e poi una domanda che rivolgo a te. Mi ha colpito molto quella che era la sua passione, che poi hai anche menzionato tu precedentemente, la sua passione per gli orologi, che forse sintetizza anche un po' quello che era il carattere mite, ma anche aperto alle sfide di tuo zio. E se qualcuno ti desse la possibilità, no, di potergli dire qualcosa, quale sarebbe? Un grazie, un ammonimento? Io penso che un grazie sicuramente ci sta, perché abbiamo in un certo senso ritrovato un po' più di libertà grazie a lui, quindi riusciamo oggi a parlare in un determinato modo anche grazie a quello che lui ha fatto, e di conseguenza non possiamo che pensare questo. Sicuramente l'ammonimento è per la sua testardaggine, perché si deve sempre cercare di preservare la propria vita e la vita delle altre persone. Forse se fosse stato ai giorni nostri avrebbe avuto magari un po' più di persone che lo indirizzavano su alcuni aspetti, pur ovviamente perseguendo sempre quell'obiettivo, perché bisogna sempre considerare questo, bisogna sempre mantenere quell'obiettivo, ma cercare di trovare delle forme che siano più adatte alla propria persona, alla propria comunità e a ciò che ci circonda. Perfetto, io il grazie lo estendo a te per essere stato con noi e lo estendo anche a voi per averci ascoltato. Fatti e Misfatti ritorna come di consuetudine domani. Buona continuazione di serata.